quando io avevo 9, 10 anni, 11 anni, 8, non mi ricordo così, si lavorava da contadino, dai nonni, lavoravi. Alle 1, alle 2 della notte ci vissuto nel letto, camminavi e dormivi. C'erano le vaccine, no? Un paro era un timone, con lui, col perdecaro, il primo paro, e l'altro era chiamato la stroppa, un altro paro davanti, no? Invece di guardare io loro, loro guardavano a me perché mi sono addormentato, mica pistavano per bestia. Vaccini, a quella volta era una roba. E toccava guardarle da bere. E poi quando era all'alba, un'ora prima del giorno, andavi a lavorare. E io da Monello, a questo par di vacche, fino alle 9 alle 10, che a quella volta si lavorava col bestiame, da quando andavi a casa, quando era verso le 10 o le 11, andavi sul letto. E alle 4, alle 5 la sera rincominciavi un'altra volta la sinfonia, dal disun del campo, dalla piala della vacca tua alla stroppa davanti, e camminavi di fianco. La vaccina è intelligente quanto noi altri cristiani, anzi, siamo più bastardi noi altri che quanti dai una bastonata all'animale, perché l'animale ti fa tutto. Posso mettere via sempre? Tanto io mi già sta fede. Però questi li rompo così. Ecco, e questi li facevi una mucca. Una volta alle strade, mica c'erano le strade sfaldate. A cercare la breccia, amore, non più discusso. A cercare la breccia con il sermonello per il comune, perché quella volta il comune, ai contadini, gli devono mettiamo a uno 5 birocci di pietra che le vi da portare su per strade. Lì a sede come così, una mucchia di breccia di pietra, a cercare tutti i gnocchi di pietra così. A quella volta, e poi ti devono una sciapata, ti devono tanti come quadrini, non mi ricordo, devono una lira, due lire, una cosa. Facevi 7 ore di strada a piedi, andare e ritornare, 7 ore. Una volta ci ha preso la grandina, fatto la grandina, in gnocchi sassa la maniera, fortuna che c'avevo due anziani con me, uno si chiamava Gualtiero, era anziano, e un altro Guglielmo. Loro erano birbi, ma io c'era il monellotto, e ci mandavano in falso piano di terreno, e lì, capito, la grandina si scagliava sempre così, e lì ti salvavi un bel po', ma se no ti arrivava la sardella, che non vedevi più niente, se mi bocca giù una macchia, se mi viene da un contadino, l'oca lo buttava col perritto, l'oca, capisco l'oca, l'oca. E lì, invece, quando gli piavano la testa, l'antuntuniva a gambo per aria, si sbatteva con 4 mazzi. Paura, quella volta della guerra, cocca mia, la paura che si ammazzavano perché i tedeschi giravano via col carrozzello, c'era il carrozzino, come era chiamato, al fianco, no? E c'erano due tedeschi, invece erano le staffette, un tedesco c'aveva un carrozzino e un altro c'era un carrozzino, a quello avanti, questa tarapatà che stava sul volpare, per piede le scarpe, l'ha preso, erano tre partigiani, l'ha ammazzato, gli volano le scarpe, è arrivata quattro carrozzini di dietro, ha chiappato via, le schioppate quell'altro di dietro, super che cosa, scalzo, giù c'è tutte spine, fosse, no? E bocca giù, guardava qualcosa, capirà, con le sardelle chi passava vicino, e quell'altro tirava finché l'ha visto, e dopo a Cartoceto è arrivato questi tedeschi, gli altri tedeschi, a chi incontravano, prendevano, famiglia, e anche io adesso morto, famiglia, lo ci hanno trovato, ci hanno chiappato, ci hanno messo tutte 40-50 persone, venendo ammazzati, ci hanno messo come lì, negli spazi dietro noi altri, ma lì, tutti i cucini, è come quando ti mettono al muro, poi potete ammazzare, e lì, e loro ammazzavano questi qui per sfregio, facevano per sfregio, mica perché ammazzata quello, è finito.
Mi hanno preso anche a me, lì in mezzo, a sti 50 c'era anch'io, e lì c'era poco da fare, mica io c'ero solo, c'erano tanti ma lì, e c'erano i tedeschi con gli schioppi d'intorno, come circondato, e lì fuggivi, donne, monelle, le donne, c'è qualcuno, c'era il monello piccolo di braccia, e piagnevo anch'io lì con loro, e intanto ci avevamo preso, sappiamo cosa era, sti tedeschi che si piavano, ti ammazzavano, lì c'era poco da fare. E ci hanno detto che da cosa ci ha messo in fuga a sti tedeschi che arrivavano sti altri soldati e tutto, e allora anche a pattuglia ci hanno abbandonato noi altri, ne abbandonò tutte, avevi visto come ne sgappatuglia, quei schioppi con quelli che avevamo, qui che c'erano il camion, montavano sul camion, hanno preso via. Ci hanno abbandonato tutti con la maniera e noi siamo rimasti tutti. Però lì se no ci ammazzavano, non c'era niente da fare. Hanno preso in mezzo il cielo e l'ora, e ne chiappato via, fino al Po. Gli hanno dato sempre la caccia fino al Po. Hai capito? E noi siamo rimasti salvi. Sì, della storia, quella volta con mia, sei mezzo schiattata dalla fatica, la storia, dicevi quello, che il contadino faceva quello, quell'altro faceva quell'altro, facevano i dispetti, uno ti metteva per modino per caso, tante le volte fra contadini vicino, c'era anche un po' di miti dal contadino, di quei che stavano meglio, erano più forti, come sono tutte le cose, capito? Il contadino che era meglio di soldi, gli maledetto, meglio di soldi, meglio di situazione per mangiare, che ne mancava di meno, e quello era più sostenuto, anche dei patronali. Invece c'era qui c'era la miseria faceva come giù là dietro, non giù mai avanti. Le streghe raccontavano i nonni, zie, queste qui, no? A mezzanotte vi dice un incrocio di strada, come due strade, fanno incroci per modo di così o così, e vivi lì con una forca di legno, una forca, anche di ferro, per motivi lì, e si incontravano queste streghe, ma nessuno che ha giustificato se era vero o non era vero. E a quella volta queste streghe parlavano così bene, perché, però non mi ricordo adesso quant'era, quanto si giva. Non è che ci potevi dire sempre. Era i giorni a dette quando andavano all'estincro di strada, vedevi la strega, o la strega c'era una forca, o c'era un furgone, c'era qualcosa delle mani, sempre per poterti infilzare. E il malocchio sì, anche non la mia guastava, non la grappa. Mettevano sul malocchio, dicevano tizio qua, quel c'ha gli occhi brutti, quella c'ha gli occhi cuciti da strega, c'ha gli occhi di qua, c'ha gli occhi di là. E dopo lì a poretta. Uno che ne stava poco bene, anche 30 a casa, dice, faceva con la buona nonna. Dice, stasera, anche a me mi faceva. Mettiamo, quella volta c'era un po' olio. Mettiamo l'acqua nel piatto, il cupo, no quei piani, il cupo. Ci metteva fino al giro quasi d'acqua. E poi faceva di segno a me, la vita. E poi ci faceva cascare tre gocce d'acqua, tre gocce d'olio. Una goccia qui, una goccia qui, una goccia qui, tre gocce d'olio. Se l'olio cascava la goccia, rimaneva intatto, non c'era niente. La goccia ti fa così, tanto per dirti, porto un esempio, da così, se si slaga ti fa così, non c'era il malocchio. Però quello era un dono di natura, per modo di dire, perché mica tutti sapevano fare quelle robe quelle. Quella era una cosa, era anche bella, Scarpone, al cogliolo fascino, due rocce, lo portava a Urciano. No? Alla mattina, un'ora o due prima del giorno, arriva a questo fascino sulla strada, lo mettevano tre donne, lo facevano. No? Gli è montato su un qualcosa come un cane del biroccio, e le bestie, i bua, va là, frustate, e sì che a biroccio vuoto, e neanche cammina più. T'ha preso,
ha cavato il gilet sotto, c'è un gilet un bel po' che la volta usava, no? La camicia sì, ma anche il gilet sopra, no? Ha cavato il gilet, l'ha messo fra un buco e ne partiti le gambe, facevano i lampi del fuoco, le bestie, hai capito, no? Cosa voglio dire? È una roba che a quella volta c'era, sti stregoni. Ma io quel che ho passato, altro che americano, però non puoi provare più niente. E anche la gioventù a quella volta, altro che devi il lavoro. Il lavoro, conoscete, ma lavoro, lavoro, tanto a monello come da grande, sempre lavoro. E vuol dire l'America, l'America ne è altro, sappiamo, noi quelli che ne in America. Thank you.